primo bilancio è quello che ovviamente c'è grande preoccupazione rispetto all'evoluzione che può prendere la crisi in Medio Oriente, con le conseguenze di instabilità anche a livello non solo geopolitico ma anche geoeconomico, diciamo, oltre a quelle che già conosciamo. Quindi vedete questi consessi, incidenti in particolare, il Fondo Monetario pure è impegnato nella classica lotta alla riduzione della povertà, ma adesso anche le ambizioni sul cambiamento climatico impongono degli strumenti, degli sforzi finanziari ulteriori, quindi è sempre più complicato e sempre più difficile far fronte a questo tipo di obiettivi. La differenza di vedute credo si ricomporrà quando leggeranno i documenti ufficiali, leggeranno il bilancio dello Stato italiano. Io l'ho spiegato a tutti i miei interlocutori, l'ho spiegato a Dombrovskis, l'ho spiegato esattamente perché è giusto e opportuno, soprattutto quando scompaiono i sussidi che sono stati creati per l'energia, l'inflazione picchia ancora forte, sui più vulnerabili, sui percettori di più basso reddito è giusto che lo Stato faccia qualcosa. Quindi diciamo che questi incontri che abbiamo avuto qui sono stati molto fruttuosi appunto per spiegare al di là dei titoli quella che è la realtà. Quindi io l'ho detto, lo dico dall'inizio, man mano che tutti leggono il contenuto vero della NADEF e collegeranno il contenuto vero della legge di bilancio, si convinceranno del nostro atteggiamento serio e responsabile. Non lo temo perché proprio li abbiamo incontrati anche qui diverse, abbiamo spiegato anche i punti di forza, perché fanno notizie i punti di debolezza dell'Italia, invece ci sono dei punti di forza che forse andrebbero adeguatamente valutati e che richiedono anche un contesto chiaramente favorevole di tipo generale, però tutte le incertezze che noi in qualche modo viviamo oggi non aiutano l'Italia ma non aiutano nessuno, le agenzie di rating fanno il loro lavoro, noi abbiamo avuto l'occasione come sempre facciamo di aggiornare esattamente quello che è il contenuto. Io vedo i giornali pieni di notizie di cosa c'è dentro la legge di bilancio da un mese, che il ministro del bilancio e dell'economia ignora, quindi non so chi se le sia inventate. Quindi quando ci sarà il documento si farà la valutazione. Gli abbiamo anticipato e abbiamo anticipato qual è la nostra posizione, che non è mutata. È dal primo giorno di questo governo che io vado dicendo queste cose, non abbiamo cambiato posizione e continueremo in questo atteggiamento. Allora il Fondo Monetario Internazionale è scontento perché facciamo l'extra deficit per dare qualche soldo in più alle famiglie bisognose, i sindacati si lamentano perché dicono che questo è troppo poco, noi pensiamo di aver trovato il giusto bilanciamento, ecco. Ministro, senta, avete nominato gli advisor per MPS, immagino abbiate un calendario, ci dà qualche dettaglio in più sui tempi e le modalità di uscita? Usciremo quando è opportuno uscire e realizzando anche un obiettivo di sistemazione dell'assetto del sistema bancario italiano e quando il prezzo ci sembrerà, le condizioni di mercato ci sembreranno congrue. Quindi non c'è una data da cui dipendiamo, dipende semplicemente dall'opportunità del momento per cui farlo.